Buongiorno a tutti, attendiamo come sempre qualche minuto perché vorremmo dare il tempo a tutti i partecipanti di accedere alla piattaforma. Quindi buongiorno, vedo che siete già tanti e numerosi, questo ci fa molto piacere. E mentre aspettiamo, se nella chat mi date anche un feedback sul percorso. Volevamo capire se vi sta piacendo, se lo state trovando interessante, quindi approfittiamone, diciamo, di questi minuti per avere un feedback anche da voi. Oggi, come sapete, abbiamo la tappa che ci parla del piano per la ripresa dell'Unione, cioè del Next Generation EU, e quindi anche del Recovery Plan. E anche incominceremo a dare dei primi elementi su quella che è la nuova programmazione dei fondi SIE. Abbiamo due docenti, il professore Massimiliano Montini dell'Università di Siena e il professore Raffaele Colaizzo, che è un esperto del Formex SPA. Ora, prima di andare avanti, vi devo fare anche un altro appello. Avremo bisogno di raccogliere i vostri dati, quindi vi dovremo chiedere la cortesia di compilare la pagina anagrafica che il collega Fabio Ballor ha messo qui ora nella chat. Questo perché, essendo questo progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, abbiamo bisogno di dare, diciamo, l'anagrafica a prova del fatto che le attività si siano effettivamente tenute e qual è il tipo di destinatari che ne hanno usufruito. Quindi, se cortesemente potete aiutarci compilando questa pagina anagrafica. Come vi dicevo, ormai siamo a più della metà del percorso. Abbiamo ancora tre tappe. Abbiamo ancora il 22 aprile di nuovo il professore Colaizzo che tratterà il tema dal Fondo Sociale Europeo al Fondo Sociale Europeo Plus e avremo anche due regioni al confronto, di cui una chiaramente sarà la regione Sicilia, la seconda regione sarà individuata in questa settimana. E poi sarete nuovamente con me il 29 aprile, dove faremo così una panoramica di quali sono i principali finanziamenti diretti nel nuovo periodo di programmazione, cioè nel 2021-2027. E poi concluderemo questo ciclo con la collega Raffaella Scordino, che invece terrà un webinar su quelli che sono i primi passi nella progettazione europea per chi, diciamo, per la prima volta si vuole cimentare nella presentazione di proposte di progetto da far finanziare nell'ambito dei finanziamenti diretti. Quindi il 6 maggio concludiamo questo percorso MOOC. Vi ricordo che in contemporanea noi continuiamo a tenere le lezioni d'Europa, che è questo format che viene attuato in contemporanea dalla Università di Siena, lo Europe Direct di Roma Innovazione, quindi i tre Europe Direct, lo Europe Direct dell'Università di Siena, quello ospitato presso il Formex SPA e dell'Università di Trapani, dove abbiamo, diciamo, dei webinar che apparentemente simili, ma che però cambiano un po' nei contenuti. E vi ricordo, e questo vi invito veramente a partecipare, che il 20 aprile avremo la tappa sulla transizione ecologica e la sfida dell'economia circolare, che voi avete già trattato in questa sede, ma ci sarà una nuova, ci saranno altri relatori nell'ambito del webinar del 20 aprile, quindi potrebbe essere un interessante momento di approfondimento. Sempre per le lezioni di Europa, vi invito anche a iscrivervi alla tappa del 27 aprile, perché parleremo di transizione digitale, quindi di quali sono le opportunità di finanziamento europee nel periodo di programmazione 2021-2027 nel settore dell'innovazione digitale.
Poi avremo due tappe per celebrare la festa dell'Europa e queste si terranno il 4 maggio e l'11 maggio con due argomenti diversi che sono il 4 maggio la pace e la difesa in Europa e l'11 maggio l'integrazione europea come progetto di pace, dove tra l'altro presenteremo questo nuovo strumento per la pace della Commissione europea, che è uno strumento che è stato da poco adottato dalla Commissione europea. In più avremo di nuovo le ultime tre tappe che vi dico subito sono simili a quelle che noi abbiamo pensato per il percorso MOC. Quindi non vi consiglio tanto di iscrivervi alle ultime tre tappe perché sono abbastanza simili a quelle che state seguendo all'interno del percorso MOC. Invece vi consiglio, perché possono essere integrativi a questo percorso, le tappe del 20-27 aprile e del 4 e dell'11 maggio. Io mi fermerei perché non voglio togliere spazio ai due docenti, lascerei la parola al professor Montini, quindi professor Montini se cortesemente può avviare webcam e microfono. Perfetto. Un'ultima cosa, le domande come sempre le faremo alla fine della sessione perché così non togliamo tempo ai relatori durante le loro presentazioni. Grazie mille e ringrazio i due relatori e lascio la parola al professor Montini. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio Claudia Salvi per l'introduzione e ringrazio anche gli organizzatori di questo corso che ormai è in fase avanzata e avete, per chi ha seguito le lezioni precedenti, è la terza volta che ho il piacere di intervenire in questo corso. E, diciamo, quindi proseguiamo l'analisi un po' delle varie tematiche di attualità che ci siamo ripromessi di coprire in questo corso, dal mio punto di vista, lavorando sul tema delle priorità della Commissione, lavorando sul tema della transizione ecologica. Se vi ricordate nelle lezioni precedenti, oggi parliamo di un altro tema importante, anzi importantissimo e di estrema attualità, che è quello del Next Generation EU, chiamato anche Recovery Plan più comunemente o Recovery Fund, che poi tecnicamente nella terminologia ufficiale dell'Unione, nella traduzione italiana, si chiamerebbe il Piano per la Ripresa dell'Unione Europea. Quindi lo scopo della mia presentazione iniziale di questa giornata è quella di tratteggiare un po' le linee principali della struttura del piano per la ripresa dell'Unione Europea, vedere quali sono le sue caratteristiche, le sue priorità, vedere un po' come è costruito per cercare di capirne di più per chi non avesse avuto la possibilità di approfondire la tematica. Ovviamente questo è un tema di estrema attualità, quindi tutti hanno sentito parlare di Recovery Plan, di Next Generation EU, meno frequentemente si usa il termine piano per la ripresa dell'Unione Europea, che però è il nome ufficiale, come vediamo, in italiano, ma comunque questo è un tema che è un po' sulla bocca di tutti, molto discusso a livello delle notizie, a livello politico, a livello amministrativo, ma in realtà riuscire a capire la struttura di questo progetto, programma dell'Unione Europea, è un qualcosa che richiede un minimo di attenzione perché è un sistema, diciamo, di struttura abbastanza complessa, e quindi questo è l'obiettivo di questa lezione di oggi, che poi sarà seguita dalla lezione del dottor Colaizzo, che si occuperà più specificamente poi del tema del piano italiano, che io accennerò nella parte finale, tratteggiando un po' appunto a conclusione della struttura data dall'Unione Europea, vedere qual è il ruolo dei piani nazionali, ma non entrerò ovviamente nei dettagli di cosa sta emergendo rispetto al piano nazionale italiano, perché questa è una tematica di cui si occuperà il dottor Colaizzo dopo il mio intervento. Quindi andiamo avanti e iniziamo a vedere cos'è il piano per la ripresa dell'Unione Europea. Come vi dicevo, comunemente si usa il nome Recovery Plan, a livello invece europeo si preferisce usare il nome Next Generation EU, cioè il piano europeo per la prossima generazione.
Da dove nasce questo piano? Questo piano nasce dalla pandemia, ovviamente, nasce circa un po' più di un anno fa, nel marzo, più o meno un anno fa, diciamo, nel marzo-aprile dell'anno scorso, quando l'Unione Europea, diciamo, ha preso atto che ormai la crisi del Covid-19 non era solo più un episodio isolato, ma era una vera e propria pandemia. C'è stata una presa di coscienza di due aspetti, sia dell'aspetto sanitario sia dell'aspetto economico. Sull'aspetto sanitario, in realtà, come possiamo rilevare, l'Unione Europea non aveva molte e non ha molte competenze. L'Unione Europea, anche in tempi recenti, è stata molto criticata per non aver correttamente, probabilmente, e per tempo organizzato in modo adeguato il sistema dei contratti per i vaccini. In realtà va detto che su questo sistema dei contratti c'è una competenza condivisa fra l'Unione Europea e gli Stati membri, e quindi non è, tra virgolette, colpa solo dell'Unione Europea, ma colpa anche del sistema europeo degli Stati membri. Peraltro, va detto che in termini generali l'Unione Europea non ha grandi competenze di coordinamento in materia sanitaria. Infatti, come vedete, in materia sanitaria gli Stati continuano a muoversi in ordine sparso, sia rispetto alla gestione dell'emergenza sanitaria, quindi gestione di tutto il sistema sanitario, delle cure, della prevenzione, eccetera, sia per quanto riguarda, adesso vedete, gli stop di emergenza, i rinvii rispetto ai vaccini, l'organizzazione delle fasce da vaccinare, eccetera. Perché succede questo? Perché fondamentalmente la competenza in materia sanitaria è una competenza degli Stati membri, quindi l'Unione Europea non può, anche volendo, dettare regole comuni, ad esempio, rispetto alle fasce di età da vaccinare o altri criteri per la vaccinazione, perché questa è competenza degli Stati membri. Gli Stati membri hanno anche la possibilità di bloccare le vaccinazioni rispetto a certi rischi, anche se qui teoricamente dovrebbero seguire le indicazioni dell'EMA, cioè dell'Agenzia Europea, ma in realtà poi gli Stati membri, in base a un principio di clausola di salvaguardia, fanno, come vedete, blocchi e decisioni prese un po' a macchia di leopardo a livello nazionale. Questo per dirvi che l'Unione Europea ha fatto quel che ha potuto, a mio modesto avviso, cioè ha esercitato le competenze che ha, e quindi poco ha potuto fare come coordinamento sanitario, un po' di più può fare a livello invece di coordinamento economico degli Stati membri per uscire dalla crisi economico-finanziaria, soprattutto economica, creata dalla crisi sanitaria. Quindi c'è un collegamento ovviamente stretto fra la crisi sanitaria e la crisi economica. Su questo l'Europa può fare qualcosa di più sotto forma di fondi messi a disposizione degli Stati membri, che poi questi Stati membri dovranno spendere attraverso i loro piani nazionali. Poi vedremo qual è il rapporto fra gli input che derivano dall'Unione Europea agli Stati membri, i controlli che vengono fatti dall'Unione Europea rispetto ai piani degli Stati membri, e qual è il potere residuo, appunto, degli Stati in questa materia. Questo è un po' il tema di riferimento della lezione di oggi. Quindi il piano europeo, come abbiamo detto, si chiama appunto piano per la ripresa e si incentra sul tema del sostegno economico agli Stati membri per avere per quanto possibile una ripresa economica successiva alla pandemia, di risposta alla pandemia, quanto più coordinata possibile, quanto più possibile rispondente a obiettivi, principi, criteri comuni. Questo è l'obiettivo dell'Unione Europea, per fare in modo che ci sia una solidarietà anche tra stati, che ci sia una condivisione di obiettivi e che nessuno sia lasciato indietro, perché chiaramente poi una crisi economica e sociale all'interno dell'Unione Europea, anche solo in alcuni degli stati membri, creerebbe poi a catena una crisi di tutto il sistema europeo. Ok? Quindi questo è il punto di partenza del Recovery Plan Next Generation EU, o appunto, come abbiamo detto, ufficialmente chiamato Piano per la ripresa dell'Unione. Andiamo avanti e vediamo i dettagli di questo piano. Come vi dicevo, è stato ufficialmente presentato
dalla Commissione nella primavera scorsa. Nel maggio del 2020 è uscito il documento ufficiale di presentazione del piano europeo da parte della Commissione. Il piano era stato ideato appunto nei 2 mesi precedenti e il piano è stato subito discusso sia a livello europeo sia a livello di Stati membri ed è stato approvato nella sua impostazione generale dal Consiglio nel luglio del 2020, quindi dal Consiglio dove si trovano riuniti gli stati membri. E poi, diciamo, il piano è stato soggetto a tutta una serie di fasi successive di approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio, secondo la procedura diciamo ordinaria di adozione delle normative europee. Noi abbiamo, come forse saprete, una proposta della Commissione e poi una decisione di approvazione dei due colegislatori, delle due istituzioni che sono i cosiddetti colegislatori, cioè il Parlamento e il Consiglio. Il piano poi è stato approvato in termini generali appunto nell'estate del 2020, ma poi si è dovuto approvare separatamente tutti gli atti normativi specifici, in particolare il regolamento che contiene il cuore del piano, quello che distribuisce la maggior parte delle risorse, vedremo poi il dettaglio, è stato definitivamente approvato in tempi abbastanza recenti, cioè nel febbraio del 2021, anche se l'accordo politico risaliva al novembre scorso. Come sicuramente saprete, perché di questa cifra si è parlato molto, la dotazione totale del Piano Europeo per la Ripresa è di 750 miliardi di euro e questo piano è articolato in diversi pilastri e programmi, quindi non è un contenitore unico. C'è un grande contenitore che vedremo è il cuore del piano e ci sono poi una serie di contenitori più piccoli all'interno dei quali vengono destinati dei fondi specifici. Quindi diciamo la complessità è notevole e come vedremo cercheremo di dare appunto il senso di questa complessità. Allora andiamo avanti e vediamo la struttura del piano. Allora, il piano è articolato, come abbiamo detto, in 3 pilastri principali. Il primo pilastro, quello più importante, è il pilastro cosiddetto della Recovery and Resilience Facility, cioè il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questa è la parte più importante del piano, in quanto è la parte proprio destinata alla ripresa e quindi destinata a questo mix di riforme e investimenti che l'Unione Europea chiede agli Stati e soprattutto è la parte in relazione alla quale gli Stati devono presentare i famosi piani nazionali di ripresa e resilienza, che infatti prendono il nome proprio dal nome di questo dispositivo, di questo meccanismo per la ripresa e la resilienza. Quindi il cuore del piano è questo, infatti spesso quando si parla di recovery plan nel linguaggio comune, diciamo, ci si riferisce proprio al tema del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Recovery and Resilience Facility, che poi vedremo nel dettaglio nelle slide successive. Per il momento in questa slide abbiamo un po' dei riferimenti alla dotazione finanziaria. Vedete che rispetto ai 750 miliardi totali di euro, il piano per la ripresa, il dispositivo per la ripresa e la resilienza ha una dotazione totale di 672,5 miliardi di euro. E quindi vedete che fa la parte del leone in questa struttura. Quindi questo è il cuore del piano. Anche se tecnicamente non è corretto dire che tutto il piano della ripresa si esaurisca nel dispositivo di ripresa e resilienza. Ci sono altri pilastri che hanno dotazioni minori in termini economici, ma comunque importanti. Il secondo pilastro è quello del cosiddetto React EU. Tecnicamente il nome, vedete in inglese ufficiale, è Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe. Sostanzialmente potremmo dire è uno strumento di sostegno per la politica di coesione che si affianca agli strumenti già esistenti
ma è pensato come strumento di coesione aggiuntivo di risposta alla pandemia. Quindi, se il dispositivo di ripresa e resilienza è il dispositivo generale che deve facilitare le riforme degli stati membri di risposta alla pandemia, lo strumento per la politica di coesione, che vedete qui nel secondo punto, è invece la risposta immediata che deve facilitare iniziative per la coesione, che non necessariamente hanno le stesse regole e la stessa ripartizione delle politiche di coesione normali. Poi non so se su questo punto dirà qualcosa il dottor Colaizzo, ma ci sono alcune differenze rispetto a questo strumento aggiuntivo straordinario della politica di coesione, che, come dicevo, si affianca a quelli già esistenti, ma appunto prevede delle regole e delle dotazioni differenti. Terzo punto, terzo pilastro, è un pilastro minore in termini economici, ma è più variegato, diciamo. È un pilastro in cui vi sono delle risorse aggiuntive che vengono aggiunte a fondi e a programmi già esistenti. Per esempio, si vanno ad aggiungere, in relazione alla risposta al Covid-19, risorse aggiuntive rispetto al Programma Generale Europeo della Ricerca, il cosiddetto programma che si chiama adesso Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027. Prima si chiamava, fino al 2020, Orizzonte 2020, Horizon 2020 in inglese, Horizon Europe, Orizzonte Europa è il nuovo programma che copre il periodo 2021-2027 in linea, in parallelo con il bilancio ordinario, diciamo, dell'Unione Europea, che copre lo stesso periodo, e stanno partendo appunto le prime call e i primi programmi proprio in questi mesi. Poi, oltre a questo programma, vengono finanziati, cofinanziati anche altri programmi, ad esempio il programma Invest EU rispetto al sostegno alla politica degli investimenti, il programma RESC EU, che è il programma di sostegno alle attività degli stati in materia di protezione civile, e altri fondi, come ad esempio il Fondo per una transizione giusta, che dovrebbe andare a sostenere i progetti degli stati di facilitazione della transizione, ad esempio per la decarbonizzazione dell'economia e altri progetti similari. Quindi vedete un sistema complesso che ho cercato di riassumere in questa slide, un sistema dove non c'è solo il dispositivo di ripresa e resilienza, ci sono anche altri pilastri, ci sono anche tutta un'altra serie appunto di fondi che sono divisi, come dicevamo all'inizio, in contenitori diversi, e che poi vanno a costituire la dotazione totale dei 750 miliardi di euro complessivi. Scusate un attimo. Quindi andiamo a vedere adesso i dettagli del cuore del piano che ci interessa di più, cioè il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ok? Quindi questo è il cuore del piano, il cuore del Next Generation EU, è quello che normalmente noi indichiamo con il nome Recovery Plan, anche se avete visto anche in inglese il nome ufficiale sarebbe Recovery and Resilience Facility o dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questo è il dispositivo, è previsto dal regolamento 2021-241, che è proprio quel regolamento che vi dicevo è stato approvato definitivamente nel febbraio scorso, pubblicato appunto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel febbraio appunto di quest'anno. Come vedete è un regolamento, quindi è un atto immediatamente vincolante e direttamente applicabile, quindi gli stati membri non devono adottare atti di implementazione rispetto a questo atto legislativo europeo, e quindi è immediatamente applicabile e detta le condizioni e le regole per mettere in piedi questi piani nazionali. Non è il solo documento di riferimento, come vedremo verso la fine della presentazione, ci sono altri documenti di riferimento che servono agli stati per scrivere i loro piani nazionali conformemente agli input dati dall'Unione Europea, ma è senz'altro uno dei documenti più importanti in questo senso. Ed è comunque a livello amministrativo il documento fondativo
del dispositivo per la ripresa e la resilienza, quindi è il nostro punto di riferimento privilegiato in questa materia. Come dicevamo, il budget totale del dispositivo è 672,5 miliardi di euro, come abbiamo visto nella slide precedente. Come si articola questo budget? Si articola nelle famose, direi, due voci di cui tutti hanno sentito parlare, sicuramente la voce dei prestiti e la voce dei contributi a fondo perduto, che nel linguaggio ufficiale dell'Unione Europea, nel regolamento, vengono chiamate le sovvenzioni. Quindi la quota di 312,5 miliardi saranno sovvenzioni a fondo perduto che gli stati non sono tenuti a restituire e che dovranno spendere conformemente con quanto scritto nei loro piani approvati poi dalla Commissione europea e dal Consiglio. L'altra parte del budget, 360 miliardi di euro, sarà invece erogata agli stati sempre secondo le ripartizioni che sono state già stabilite nell'estate scorsa, verrà erogata, dicevo, sotto forma di prestiti, quindi cifre che dovranno poi essere restituite dagli Stati membri con tempi molto lunghi e con condizioni economiche molto vantaggiose, come diremo meglio nel proseguo della lezione più avanti. La cosa importante da dire fin da ora è che le somme, che sono state già previste, già allocate, non allocate fisicamente e ufficialmente, ma è stato già previsto il totale che spetta ad ogni Stato membro. Queste somme totali saranno messe a disposizione nel periodo 2021-2023 attraverso un meccanismo che è definito proprio dal regolamento 2021-241. Ad esempio, è previsto che ci sia una possibilità, se tutto andrà bene per quanto riguarda i tempi di approvazione dei piani. L'approvazione dovrebbe esaurirsi entro l'estate e da settembre potrebbe essere messa a disposizione una anticipazione dei fondi pari al massimo al 12% del totale. Questo per coprire la fase finale del 2021. Il grosso dei fondi poi dovrebbe essere erogato nel 2022 e poi la parte restante nel 2023. Quindi almeno come allocazione dei fondi, poi i fondi si potranno spendere fino a tutto il 2026. Però, come vedete, è vero, come si dice, che i tempi sono piuttosto stretti, perché comunque tutti i progetti dovranno essere approvati e messi in avvio entro il 2023, quindi tempi molto molto rapidi rispetto come dire, ai tempi normali della progettualità di molti paesi, tra cui il nostro. Come verranno messi a disposizione queste somme? Sulla base di quanto previsto dai piani nazionali per la ripresa e la resilienza, che dovranno i famosi PNRR, questa sigla sta diventando una sigla di uso ormai quotidiano. Ogni Stato membro presenta il suo piano, ovviamente, ma il modo in cui i piani devono essere scritti deve seguire le linee guida e le indicazioni comuni date dalla Commissione europea. Quindi ogni Stato membro fa le proprie scelte, però seguendo dei criteri, delle regole, delle linee guida dati dalla Commissione europea. Andiamo avanti. Vediamo, quindi innanzitutto quali sono i pilastri intorno ai quali si deve, diciamo, strutturare il piano nazionale. Vedete, sono elencati qui. Sono la transizione verde, la trasformazione o transizione digitale, che sono non a caso le due priorità principali, come vedremo poi più avanti nella lezione in maggiore dettaglio. E poi vengono le altre quattro priorità, le altre quattro pilastri. Il terzo, vedete, la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, che deve comprendere alcuni aspetti fondamentali come la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, il mercato interno, con un'attenzione particolare a loro delle piccole e medie imprese, che devono essere forti nel mercato interno anche rispetto alla competitività e alla concorrenza internazionale. Vedete quindi i temi, potremmo dire, classici dell'impegno
socio-economico dell'Unione Europea, sempre molto attenta non solo agli aspetti economici, ma agli aspetti sociali, nel contesto di una crescita che dovrà essere intelligente, sostenibile e inclusiva. Quindi comprende le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, cioè la dimensione economica, quella sociale e quella ambientale. Quarto pilastro, la coesione sociale e territoriale. Come vi dicevo, uno degli obiettivi dell'Unione nella risposta alla pandemia è quello di fare in modo che nessuno sia lasciato indietro, né a livello sociale, e infatti c'è un rilancio dell'Unione Europea rispetto al cosiddetto pilastro sociale dell'Unione, contenente tutta una serie di linee guida, di misure, di azioni che gli Stati membri dovrebbero portare avanti in questi prossimi anni, sia attraverso il piano per la ripresa, sia attraverso le spese generali del budget generale dell'Unione, sia una forte attenzione alla coesione territoriale, perché ovviamente la pandemia e soprattutto la crisi economica conseguente alla pandemia potrebbe non colpire tutti i territori europei nello stesso modo, e quindi bisogna intervenire per ribilanciare gli squilibri territoriali, non solo quelli già esistenti, ma quelli che si verranno a creare in ragione della pandemia. Quinto punto, il pilastro, la salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale per rafforzare la capacità di risposta e la preparazione alle crisi. Questo è un obiettivo strategico dell'Unione, cioè l'Unione sta imparando, o almeno ha detto di voler imparare, e dovrebbero farlo anche gli Stati membri, dalla crisi, questa pandemia del Covid-19 per molti aspetti ci ha trovato impreparati, e ancora oggi vediamo che fatichiamo rispetto all'organizzazione di risposta alla crisi, appunto gestione delle emergenze, gestione dei criteri da adottare rispetto alle chiusure e quali chiusure fare e quali non fare, gestione dell'aspetto sanitario, gestione dei vaccini. Vedete che su tutto questo c'è una, diciamo, difficoltà organizzativa rispetto alla complessità dei problemi. L'Unione Europea, fra le altre cose, ha detto: dovremmo imparare da questa crisi, perché se venissero nel futuro altre crisi simili, dovremmo essere più preparati rispetto al passato. Questo senz'altro è un qualcosa che noi dovremo fare tutti, come Unione Europea, come Stati membri, come territori, perché la crisi per molti versi ci ha trovato davvero molto impreparati. Sesto pilastro, le politiche per la prossima generazione. L'attuale Commissione Europea sta mettendo un grande impegno nel rilanciare azioni a favore della prossima generazione, soprattutto dell'infanzia e dei giovani, e rafforzare il tema dell'istruzione e delle competenze. Dopo anni dove il tema dell'istruzione era stato un po', come dire, messo in secondo piano rispetto ad altre tematiche, finalmente c'è una grande attenzione rispetto all'istruzione e alle competenze, soprattutto dei nostri giovani. E quindi, come vedete, questi sono i sei pilastri su cui si dovrà orientare il piano nazionale, tutti i piani nazionali. Infatti, erano piovute critiche non ufficiali da parte dell'Unione Europea, ma più che altro da parte degli analisti, diciamo, dei piani, anche indipendenti, rispetto alle prime bozze che erano circolate anche in Italia, ad esempio col precedente governo, che non rispettavano, per esempio, questa struttura dei sei pilastri. Quindi erano un po' disallineati rispetto alla struttura dei sei pilastri. E quindi, diciamo, la prima richiesta dell'Unione Europea è quella di organizzare il lavoro rispetto a questi sei pilastri. Poi la stessa Commissione Europea e poi il Consiglio dovranno dare una approvazione rispetto anche ai contenuti che gli Stati membri inseriranno in questa struttura dei loro piani nazionali. Vediamo di dire qualcosa rispetto all'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Quindi qui non parliamo dei piani nazionali, parliamo della struttura generale, del meccanismo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. E qui ho ripreso alcuni spunti, dal documento, dal regolamento, 2021-241, che in poche righe vi danno un po' un affresco di quelli che sono gli obiettivi generali del piano. Vedete, promuovere la coesione sociale, economica, sociale e territoriale dell'Unione, migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi,
la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, in particolare sulle donne. Questo è un altro tema su cui c'è una grande attenzione da parte della Commissione europea, il tema in generale della parità di genere in tutte le sue problematicità e sfaccettature, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali che vi menzionavo prima e sostenendo le due transizioni, cioè la transizione verde e la transizione digitale. Rispetto alla transizione verde, si dice anche contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Quindi questi sono temi che già un po' conoscete. Della transizione verde ne abbiamo già parlato in una precedente lezione, della transizione digitale lo stesso, quindi questi sono temi che già dovreste avere in mente e vedete gli altri temi sono quelli che ho toccato già nella slide precedente parlando delle sei priorità, quindi il tema della coesione, il tema del riferimento anche alla capacità degli Stati membri di allinearsi rispetto a questi obiettivi europei di ripresa e di crescita economica, l'attenzione verso l'impatto sociale ed economico della crisi. Quindi vedete un po' come l'Unione Europea ha ben chiaro quelle che sono le cose da fare, qual è la lista delle cose da fare. Non sarà semplice perché il tema è complesso, qui si sta pensando di mettere mano non solo a una serie di progetti diciamo di risposta alla pandemia, ma proprio nel caso della transizione verde e digitale, proprio andare a rivedere il sistema proprio economico, istituzionale, organizzativo degli stati, della loro struttura economica. Quindi non sono risposte banali, è veramente molto complesso mettere mano in modo adeguato a queste sfide. Nello stesso tempo abbiamo una grande opportunità di ripensare le nostre economie anche con il sostegno dei fondi europei e di questi fondi importanti e straordinari che sono quelli del Recovery Plan, del Piano Generale per la Ripresa e la Resilienza. Quindi non possiamo, questo è la cosa che stanno dicendo gli Stati membri, è quello che stiamo dicendo in Italia, non possiamo perdere questa occasione perché è un'occasione importante di rispondere alla crisi, cosa che dovremmo comunque fare, ma di rispondere in modo da rilanciare anche le nostre economie e dare delle risposte quindi strutturali alla crisi e non solo risposte emergenziali. Andiamo avanti e è il tempo di fare un riferimento più specifico alla transizione ecologica e digitale che noi già conosciamo, abbiamo detto perché ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti. Perché la richiamo in questa sede? La richiamo perché la transizione ecologica e digitale non solo è il cuore, queste due transizioni sono il cuore delle priorità della Commissione europea per il periodo 2019-2024, come abbiamo già detto in precedenza nelle lezioni precedenti, e sono gli assi portanti di tutta l'azione della Commissione, quindi non solo rispetto al piano per la ripresa, ma in generale, diciamo, ma nel contesto del piano generale per la ripresa è stato dato evidenza alla centralità di queste due transizioni, della duplice transizione. Infatti, la transizione ecologica o transizione verde, che corrisponde alla priorità 1 della Commissione, al cosiddetto Green Deal europeo, e la transizione digitale, che corrisponde alla priorità 2 della Commissione, a quella che si chiama l'Europa pronta per l'era digitale, sono i due assi portanti delle sei priorità della Commissione, come noi già sappiamo e come ribadiamo in questa sede, ma come vedremo poi nella slide successiva, diventano anche le priorità di tutto il sistema del piano per la ripresa, in particolare del sistema del meccanismo o dispositivo per la ripresa e la resilienza. Quindi la Commissione europea, che già nella sua programmazione, per così dire, generale per il quinquennio 2019-2024, aveva individuato le transizioni verde e digitale come le due priorità principali da perseguire, in quel caso con il bilancio ordinario della
dell'Unione e con le azioni anche normative conseguenti che l'Unione Europea porterà avanti in questi anni, ha colto l'occasione, potremmo dire, della necessità di dare una risposta alla crisi del Covid-19, la Commissione, per mettere a disposizione, come sappiamo, i fondi straordinari del Next Generation EU, ma per poi cercare di indirizzare questi fondi verso prioritariamente il soddisfacimento degli obiettivi della transizione ecologica e della transizione digitale. Questo è il progetto della Commissione europea. E infatti possiamo dire che all'interno del sistema del Piano Nazionale per la Ripresa c'è una duplice condizionalità ecologica e digitale. Infatti è stato creato un vincolo di destinazione del, come voi probabilmente saprete, del 37% dei fondi che dovranno andare a progetti collegati alla transizione ecologica o verde, e il 20% dei fondi che dovranno andare a progetti collegati alla transizione digitale. E qui c'è una vera e propria condizionalità introdotta dalla Commissione, nel senso che la Commissione poi controllerà i piani nazionali per verificare, tra l'altro, che effettivamente siano rispettati questi due requisiti, del 37% dei fondi per i progetti legati alla transizione ecologica e del 20% dei fondi per progetti legati alla transizione verde. Vedete, nell'insieme queste due voci sono circa 2/3 del totale, quindi si sta parlando di un impegno importante e fondamentale. Questo è il cuore, questi progetti che fanno capo a questi due ambiti saranno il cuore dei piani nazionali di tutti gli Stati membri, perché il vincolo vale per tutti i piani nazionali di tutti gli Stati membri. Quindi qual è l'obiettivo di questa clausola di condizionalità che viene inserita nei piani nazionali? L'obiettivo è quello di avere una risposta quanto più possibile, come dire, coordinata degli Stati membri che nel rispetto del loro potere discrezionale nella scelta dei progetti che sono prioritari rispetto alle loro esigenze nazionali, devono però muoversi compattamente secondo linee dettate dall'Unione Europea, in questo caso linee che mettono al primo posto la necessità di avviare nei prossimi anni la transizione ecologica e quella digitale, perché questo ci serve per l'Europa del futuro, per l'Europa che guarda alla neutralità climatica, che guarda alla riduzione della CO2, che guarda all'economia circolare, che guarda alla grande risposta europea alla transizione digitale che è in atto nel mondo e rispetto alla quale per ora l'Unione Europea si è mossa in alcuni, per alcuni versi con un po' di ritardo e quindi bisogna assolutamente recuperare il tempo perduto. Okay? Quindi è chiaro che la Commissione ha ben presente che non si può perdere l'occasione di questi fondi aggiuntivi del Recovery Plan Next Generation EU, del piano per la ripresa, per spingere ancora di più e ancora più velocemente nella accelerazione dei progetti legati alla transizione ecologica e digitale. C'è poi un elemento ulteriore che è emerso nel progetto, non tanto nel progetto iniziale, dove questo tema non era ancora un po' sfumato, ma quanto poi nei documenti successivi, cioè soprattutto nel regolamento 2021-241 viene chiarito il ruolo di questo principio trasversale che si chiama il principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente. In pratica, cosa significa questo principio? Significa che nei piani nazionali gli Stati membri non dovranno solo occuparsi di rispettare le due condizionalità rispetto alla transizione digitale e a quella ecologica, ma dovranno anche rispettare un altro principio ambientale di carattere orizzontale. Perché diciamo che è un principio di carattere orizzontale? Perché questo principio dovrà essere rispettato da tutti i progetti del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Quindi non basterà fare un riferimento a questo principio, al rispetto di questo principio nel piano nazionale, ma bisognerà dimostrare di rispettare questo principio rispetto a tutti i progetti. Per fare questo, l'Unione Europea darà e già in parte ha dato dei criteri di riferimento, quindi l'obbligo di rispetto di questo principio
viene menzionato nell'articolo 2 del regolamento 2021-241 che abbiamo già citato. Lì si dice che questo principio, non arrecare un danno significativo all'ambiente, vuol dire non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale o obiettivi ambientali definiti dalla normativa europea. In particolare, il regolamento 221-241, 2021-241 fa un riferimento a un altro regolamento recente dell'Unione Europea, il regolamento 2020-852, ed in particolare l'articolo 17, che crea la lista, contiene il riferimento a questi obiettivi ambientali e dei criteri per determinare se e come le attività economiche arrecano possibili danni a questi obiettivi ambientali. Questo regolamento è, fra l'altro, interessante, questo 2020-852, che io cito così di passaggio, è il regolamento della cosiddetta tassonomia ambientale, cioè un regolamento che ha lo scopo di individuare criteri per definire quali attività economiche si possono considerare verdi, fra virgolette, in modo da anche determinare quali sono i contributi finanziari, qual è la finanza che va poi a sostenere progetti in linea con gli obiettivi ecologici verdi dell'Unione. Quindi c'è una tendenza anche qui a definire cos'è un'attività economica verde che crea un beneficio all'ambiente o perlomeno non crea un danno all'ambiente, e di conseguenza quali sono le attività finanziarie che sostengono tali attività economiche. Quindi questo regolamento ha una grande importanza di per sé, ma è importante nella nostra analisi perché viene richiamato esplicitamente dall'articolo 2, perché appunto crea un riferimento più specifico a questo principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente. Nella prossima slide vediamo adesso quali sono questi sei obiettivi ambientali indicati dal regolamento 220-852 e richiamati dal regolamento 221-241, e sono questi sei. Vedete, la mitigazione dei cambiamenti climatici, quindi riduzione delle emissioni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi la messa in atto di tutte quelle risposte per rendere la società resiliente rispetto ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Rispetto a questi sei obiettivi ambientali, nel già citato articolo 17 di questo regolamento troviamo anche dei criteri più specifici per valutare se e come e quando un'attività economica possa arrecare un danno che si ritiene potenzialmente significativo all'ambiente. Quindi c'è uno step ulteriore, ancora di maggiore dettaglio, ma per motivi anche di tempo non entro in questo step ulteriore, però diciamo questo è un contesto già abbastanza strutturato che poi potrà essere ulteriormente arricchito da ulteriori documenti e atti delle istituzioni europee. E qui andiamo avanti verso la parte finale di questa presentazione e accenniamo ancora alcuni punti cruciali di questo piano per la ripresa. Un punto cruciale è quello del finanziamento del piano. Perché è cruciale? Perché questo piano per la ripresa europea o Recovery Plan o Next Generation EU è una svolta epocale perché per la prima volta c'è un piano straordinario che si affianca al bilancio ordinario dell'Unione, ma soprattutto per un altro motivo, perché per la prima volta si arriva a quella che da molto tempo in diversi paesi membri come il nostro si era chiesto all'Unione, cioè un primo esempio di mutualizzazione del debito europeo. Cioè gli stati membri come il nostro, che storicamente devono pagare tassi di interesse più alti e qualche volta considerevolmente più alti rispetto a quello degli stati, diciamo, più virtuosi come la Germania, che è il
come sapete, il paese di riferimento rispetto ai tassi di interesse, perché notoriamente è quella che paga i tassi di interesse più bassi rispetto al proprio debito pubblico, perché è quella considerata più affidabile dai mercati. Ovviamente gli stati che pagano tassi di interesse più alti avevano chiesto da tempo che si iniziassero a emettere dei bond europei, delle obbligazioni europee, che quindi potevano consentire di abbassare il tasso, creando un tasso unico a livello europeo. Molti stati sono un po' titubanti, molti stati sono contrari, quelli ovviamente tra quelli più virtuosi, però con l'emergenza del momento si è arrivati con questo piano europeo per la ripresa ad avere una prima mutualizzazione del debito. Cioè queste risorse ovviamente non ci sono, devono essere trovate sui mercati e verranno trovate sui mercati dalla stessa Commissione europea, che prenderà in prestito queste risorse e poi le ripagherà in un tempo successivo, con tassi di interesse piuttosto bassi, perché saranno quelli che potrà spuntare sul mercato la Commissione e non i singoli Stati membri, quindi ottenendo quello che si dice un rating più basso e quindi più vantaggioso. Quindi questo creerà un vantaggio netto importante agli Stati che probabilmente avrebbero pagato di più se avessero fatto un debito nazionale rispetto alle esigenze della ripresa economica post-Covid. E in questo senso va detto che ovviamente la Commissione, l'Unione Europea dovrà ripagare questi fondi e quindi poi dovrà a sua volta trovare delle risorse per la parte che non verrà restituita agli Stati membri. L'Unione Europea prevede di trovare risorse proprie attraverso, ad esempio, alcune misure allo studio, come ad esempio misure imposte rispetto ad alcune diciamo, nuove forme di tassazione verde o digitale legate a questi obiettivi, o misure comunque imposte alla frontiera rispetto a prodotti provenienti ad esempio dall'esterno dell'Unione Europea che non rispettino alcuni requisiti europei rispetto ad esempio alla quantità di emissioni che vengono emesse per produrre questi beni. Rispetto a questo c'è ancora un dibattito in corso, perché l'Unione Europea, la Commissione, che ha un po' l'idea generale di cosa fare, deve coordinarsi con gli Stati membri, perché la competenza in materia di tassazione degli Stati membri, l'Unione Europea può mettere delle tassazioni eventualmente all'esterno, alla frontiera, sotto forma di appunto meccanismi di bilanciamento dei costi, ad esempio collegati al tema dei cambiamenti climatici, ma c'è quindi da gestire un problema di competenza dell'Unione rispetto all'aspetto interno, e c'è da gestire il rapporto con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio rispetto all'eventuale impatto esterno di forme di tassazione o di quote o di altre forme di imposizione tariffaria imposta a prodotti che vengono dal di fuori dell'Unione Europea. Quindi è tutto ancora da capire per questa parte, diciamo che l'Unione Europea dovrà finanziare autonomamente. Per la parte invece che verrà erogata sotto forma di prestiti, quindi poi restituita agli Stati membri, come vi ho detto, il periodo in cui verranno erogate le somme, in cui verranno, devono essere impegnate le somme, per usare un termine che si usa nel linguaggio amministrativo italiano, quindi le somme andranno impegnate nel periodo 2021-2023 e bisognerà cominciare anche a spenderle in questo periodo, però potranno essere spese entro tutto il 2026 e i fondi verranno poi ripagati dai beneficiari nel successivo periodo di 30 anni. Andiamo alle ultime due slide della presentazione, nella quale accenno al tema dei piani nazionali, che verrà poi ripreso dal relatore successivo, il dottor Colaizzo. E quindi in questo senso possiamo dire che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovranno essere conformi con le priorità e i criteri stabiliti dalla Commissione europea, come ho detto, soprattutto la comunicazione della Commissione 2020-442 conteneva i primi
criteri per la redazione dei piani nazionali, che sono stati poi ripresi da altri documenti successivi della stessa Commissione. E come dicevo, i piani nazionali che dovranno essere presentati, come sapete, entro il 30 aprile, quindi fra una quindicina di giorni da parte degli Stati membri, verranno poi esaminati e si spera approvati dalla Commissione europea nei 2 mesi successivi, quindi maggio e giugno. Entro fine giugno, in linea di massima, i piani dovrebbero essere approvati. In questi 2 mesi ovviamente si creerà, se c'è bisogno, un dialogo fra la Commissione e lo Stato membro, eventualmente per rivedere quelle parti del piano che la Commissione non reputa adeguate, e poi nel luglio, quindi nel mese successivo, dovranno essere approvati dal Consiglio. Quindi teoricamente tutta la procedura dovrebbe terminare entro fine luglio, per poi andare alle prime erogazioni di anticipazione, come abbiamo detto, nel settembre, nell'autunno prossimo. In conclusione, appunto, alcuni dei documenti fondamentali che vi ho citato, oltre a quello che vi ho citato nella slide precedente, che era il primo documento indicativo sui piani nazionali, ci sono altri documenti importanti, le più recenti linee guida della Commissione adottate il 22 gennaio 2021, il regolamento 2021-241 che abbiamo già citato in precedenza, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma un altro documento importante da tenere d'occhio da parte degli Stati membri è la strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, che è adottata nell'ambito del cosiddetto sistema del semestre europeo dell'Unione. In questo caso la strategia ultima è adottata come documento COM 2020-575, è stata adottata verso nell'ultima parte dell'anno scorso, e questo è il documento che collega diciamo, il sistema del semestre europeo, secondo il quale gli Stati membri devono presentare relazione annuale alla Commissione, in cui si impegnano a fare certe riforme che la Commissione gli chiede di fare per allineare il loro sistema macroeconomico a quello stabilito a livello europeo. Questo sistema già esisteva, ma con le nuove regole introdotte per i piani nazionali di ripresa e resilienza c'è una fusione fra i piani nazionali di ripresa e resilienza e i piani nazionali che gli Stati presentavano e avrebbero dovuto continuare a presentare per il semestre europeo. Quindi i nuovi piani di ripresa e resilienza conterranno anche la parte delle riforme che doveva essere contenuta nei piani che gli Stati dovevano presentare rispetto al semestre europeo. Quindi vengono fuse queste due forme di programmazione economica. Quindi questo non fa che aumentare la complessità del sistema dei piani nazionali di ripresa e resilienza. A questo punto io sarei alla conclusione di questa mia lezione e intervento introduttivo di questa giornata, quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo poi nella parte finale per le vostre Grazie domande. mille, Massimiliano, per questa interessantissima presentazione. Volevo ricordare a tutti i partecipanti che poi all'interno della piattaforma Moodle troverete, come sempre, anche le presentazioni e la registrazione della lezione, ma trovate anche dei materiali di approfondimento. Per esempio, ieri sera la Commissione europea ha pubblicato due comunicati stampa, tra l'altro con uno erano più che un comunicato stampa, erano le domande e le risposte per il pubblico proprio sul Next Generation EU. Abbiamo inserito questi due documenti all'interno della piattaforma che possono essere così ancora un momento di approfondimento maggiore. Ora passerei la parola al professor Colaizzo, al quale chiederei di... Perfetto, di andare in video. Grazie mille, prego. Buongiorno a tutti. In questo intervento svilupperemo questi argomenti. Innanzitutto il dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui ha parlato il professor Montini, per quanto molto importante dal punto di vista delle risorse finanziarie, continua ad essere una parte del bilancio comunitario, in particolare del nuovo bilancio comunitario per il periodo 2021-2027.
Quindi, il primo passaggio che faremo sarà quello di cercare, di inquadrare il complesso delle risorse che saranno a disposizione degli Stati europei nel 21-27, con un particolare accenno alle risorse specificamente destinate alla coesione. Parleremo poi, delle, somiglianze e delle diversità fra i piani nazionali di ripresa e resilienza e i fondi per la coesione, i fondi strutturali. Questi fondi, qui diciamo nel sommario io li chiamo gemelli diversi. In realtà è vero che sono gemelli perché condividono una grande finalità, di coesione economica, sociale e territoriale, ma è anche vero che sono profondamente diversi in quanto a meccanismi di attuazione. Vedremo poi dove vanno i fondi per la coesione del 21-27, quali sono le principali grandi modifiche rispetto al 14-20. Lo faremo ovviamente in modo molto sintetico, la materia dei fondi è molto complessa, noi cercheremo di dare alcuni indirizzi essenziali. Vedremo come è fatto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, o almeno in questo momento come si configura, nel senso che il piano, come sapete benissimo, non è ancora stato presentato alla Commissione europea, lo sarà il 30 aprile e sarà discusso alle Camere nei giorni immediatamente precedenti, quindi in questo momento noi non abbiamo ancora una versione definitiva del Piano Italia, però ne sappiamo, ne conosciamo già l'intelaiatura fondamentale e poi chiuderemo con questa domanda. Ce la faremo? Ce la faremo in particolare ad attuare il piano secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Commissione? Come vedremo, questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere. Partiamo dall'inquadramento. Eccola. Partiamo dall'inquadramento della Next Generation EU all'interno del complesso delle risorse che l'Unione Europea sta attivando per il 21-27. Ecco, noi vedete, diciamo, dal grafico che è tratto da una infografica del Consiglio Europeo, vedete come questo grande blocco di Next Generation con i suoi 750 miliardi di euro, in parte che verranno erogate in parte come sovvenzione, in parte come prestiti, si affianca al classico quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea. Il quadro finanziario pluriennale che è già definito, è stato definito da un accordo fra le grandi istituzioni dell'Unione Europea alla fine del 2020, il quadro finanziario pluriennale avrà a disposizione 1.074 miliardi di euro. Quindi, sommando questi 1.074 miliardi di euro ai 750 miliardi di euro di Next Generation, noi arriviamo ad un complesso di risorse finanziarie che l'Unione Europea mette a disposizione degli Stati membri di 1.824 miliardi di euro. Ovviamente qui stiamo parlando dell'Unione Europea nel suo insieme. Come accennava il professor Montini, le differenze nella modalità di acquisizione delle risorse fra Next Generation e il quadro finanziario sono molto diverse. Il quadro finanziario è basato adesso ed in passato sui contributi degli Stati membri, cioè gli Stati membri versano per la formazione del bilancio una quota della loro ricchezza, il loro reddito sostanzialmente, del prodotto interno lordo, che sostanzialmente, per essere più precisi, del reddito nazionale lordo, che approssimativamente si attesta intorno all'1% per la formulazione del bilancio pluriennale, intendo dire. Next Generation, come il professor Montini, diciamo, ha spiegato molto bene, invece, è basato sul ricorso al mercato finanziario, quindi sull'acquisizione di prestiti da parte della Commissione europea. Un punto che i tecnici conoscono molto bene, ma che forse è opportuno rimarcare: il bilancio comunitario viene formato in base ai contributi degli Stati membri e viene speso in politiche. E quindi all'interno dell'Unione Europea ci sono dei paesi che danno più di quanto ricevano sotto forma di politiche e ci sono dei paesi che ottengono più di
di quanto danno come contributo alla formazione del bilancio. Questo è fisiologico, è normale e serve a stabilire un generale principio di coesione, per cui si cerca di equilibrare i livelli di sviluppo, appunto creando un aiuto netto relativo per i paesi che sono maggiormente in ritardo. L'Italia è un paese contribuente, un contributore netto, cioè noi diamo al bilancio comunitario più di quanto riceviamo sotto forma di finanziamento di politiche. E questo è un aspetto rilevante. Next Generation, da questo punto di vista, ci premia, nel senso che ci dà parecchi più fondi rispetto a quanto riceveranno altri stati membri. In questa tabella noi vediamo affiancate le grandi rubriche, come si dice, ovvero i grandi assi di intervento del bilancio comunitario e quelli di Next Generation. Vedete, i 1.824 miliardi sono formati, come abbiamo detto, di parte di fondi che sono relativi al quadro finanziario pluriennale e parte che vengono da Next Generation. Ecco, vedete, le varie rubriche, mercato unico, innovazione, coesione, risorse naturali e così via, che sono poi le grandi politiche dell'Unione Europea, le politiche, diciamo, che vengono fatte dall'Unione sul territorio europeo e per gli stati membri. Ecco, noi vedete come all'interno di questa tabellina abbiamo una rubrica della coesione, della resilienza e dei valori, dove vedete è concentrato lo sforzo di finanziamento di Next Generation. In particolare sul tema della coesione, noi avremo nel 21-27, anche se Next Generation finisce alla fine del 26, abbiamo circa 1.100 miliardi di euro. E quindi abbiamo che sul tema della coesione contribuiranno, parteciperanno sia i grandi fondi della coesione, adesso un attimo diremo, ripeteremo, ricorderemo quali sono, sia il dispositivo per la ripresa e la resilienza che fa parte, che costituisce la parte maggiore di Next Generation. Qui ho l'occasione per dire perché sono gemelli le politiche per la coesione, in particolare i fondi per la coesione, FESR, Fondo Sociale, e Next Generation, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Perché il dispositivo è stato attivato come strumento straordinario ai sensi dell'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'articolo 175 sta all'interno del titolo 18, come vedete, che è relativo alla coesione economica, sociale e territoriale. Quindi il dispositivo per la ripresa e la resilienza contribuisce, si aggiunge ai fondi per la coesione in un momento, come sappiamo bene, molto difficile per l'Unione Europea, in cui proprio la coesione è minacciata dagli effetti, dallo shock della pandemia. E quindi strumenti gemelli, ma come vedremo fra breve, anche strumenti molto diversi dal punto di vista dell'attuazione. L'idea, diciamo, della similitudine tra fondi e dispositivo per la ripresa e la resilienza viene confermato se guardiamo le grandi finalità. Da una parte, diciamo, dei fondi per la coesione e dall'altra dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Per quanto riguarda i fondi per la coesione, noi abbiamo questi cinque grandi obiettivi definiti dalla nuova regolamentazione dei fondi, che sono un'Europa più competitiva e intelligente, quindi ricerca, sviluppo, competitività, diffusione estrema della digitalizzazione, quindi transizione digitale e così via, un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio, e quindi transizione ambientale, sostenibilità, perseguimento dell'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050, l'obiettivo di policy dell'Europa più connessa con il rafforzamento della mobilità, quindi grandi reti transeuropee, ma anche collegamenti nazionali e regionali alle reti, un'Europa più sociale e inclusiva, e quindi inclusione, formazione, istruzione, occupazione, valorizzazione delle risorse umane,
un'Europa più vicina ai cittadini, che è un obiettivo prevalentemente territoriale e quindi viene attuato attraverso strategie di livello territoriale, imperniate in particolare sulla valorizzazione culturale, sulla protezione dell'ambiente, ma anche sull'integrazione di interventi che sono riferiti ad altri obiettivi di policy. Se guardiamo i sei pilastri del dispositivo, vedete come risulta chiara la similitudine, l'integrazione, l'interconnessione fra questi due grandi strumenti. Quali sono i pilastri? Infatti il professore Montini ha già accennato in precedenza: la transizione verde, la transizione digitale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e territoriale, la salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale, le politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani. Quindi, vedete, integrazione molto forte. Qui devo fare un accenno sullo stato di definizione di queste politiche. Per quanto riguarda in particolare le politiche di coesione, noi abbiamo che è stato raggiunto alla fine del 2020 un accordo fra le istituzioni europee, e quindi è stata completata la procedura legislativa ordinaria per la definizione della nuova regolamentazione dei fondi. In questo momento noi abbiamo già i testi del regolamento comune dei fondi e dei testi e dei regolamenti che riguardano il FESR e il Fondo Sociale. Quindi sono definiti, sono reperibili in rete. Non abbiamo però ancora i regolamenti pubblicati. È in corso la traduzione dei regolamenti, è in corso la limatura, diciamo, dei testi, stante che l'accordo politico, come vi ho detto, ormai è stato raggiunto, però già probabilmente arriveremo alla fine di maggio, a giugno, per avere i regolamenti pubblicati e quindi, come dire, un riferimento normativo, legislativo del tutto certo sul funzionamento delle politiche di coesione del 2021-2027. Invece, per quanto riguarda il dispositivo, noi, come il professore ha detto, abbiamo già un regolamento e abbiamo in questo momento che è in corso la redazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Ecco, adesso. Come dire, costruita la parte delle similitudini, è importante anche costruire la parte delle diversità. Allora, la prima diversità devo dire, coinvolge un ragionamento un po' tecnico sostanzialmente, però è come dire, anche spiegabile, diciamo, in termini più diretti. I fondi per la coesione, in particolare FESR, Fondo Sociale Plus, che si chiamerà del 21-27, Fondo per la coesione non si applica in Italia, perché è destinato agli Stati membri con un reddito nazionale lordo inferiore al 90% della media comunitaria, sono a gestione concorrente, cioè in sostanza vengono programmati ed attuati congiuntamente dalla Commissione europea e dagli Stati membri. E quindi noi poi abbiamo, nell'ambito della gestione concorrente, la cascata della programmazione che sostanzialmente tutti conosciamo. Quindi si parte dal regolamento europeo, si fanno gli accordi di partenariato nazionali e si elaborano poi programmi operativi a titolarità delle diverse amministrazioni centrali e regionali. Il dispositivo per la ripresa della resilienza è un programma a gestione diretta e quindi implica il mantenimento di una titolarità da parte della Commissione europea che in sostanza si rapporta, potremmo dire, scusatemi, un passaggio un po' come dire, approssimativo, ad un unico grande beneficiario che nel nostro caso è il Ministero dell'Economia e delle Finanze in rappresentanza del governo italiano. Noi non avremo dei piani, ad esempio, regionali per la ripresa e la resilienza, avremo il piano nazionale in cui c'è una
una titolarità da parte del MEF, ci sono dei meccanismi di coordinamento che coinvolgono le amministrazioni centrali e ci sono poi delle amministrazioni attuatrici che sono regioni e anche territori. Tra l'altro il piano prevedrà anche dei regimi di aiuto, quindi dei sistemi di incentivo alle imprese. La seconda differenza a cui un pochino già ho accennato è quella della distribuzione, cioè nel caso della coesione noi abbiamo una distribuzione che è determinata dalla prosperità relativa, che è determinata in funzione inversa della prosperità relativa, cioè sostanza più uno Stato membro e poi più una regione è in ritardo di sviluppo rispetto alla media europea e maggiori sono le risorse che avrà. Ovviamente le risorse della coesione sono parametrate anche sulla popolazione. Per esempio la Polonia, che è un paese molto grande, con una popolazione molto grande e con un ritardo relativo abbastanza importante, ha una forte quota di risorse. La Polonia è il primo percettore di risorse per la coesione in Europa. I fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza invece sono attribuiti attraverso un meccanismo un po' diverso, nel senso che certamente conta il gap relativo in termini di ricchezza, ma conta anche il tasso di disoccupazione e soprattutto conta la perdita di prodotto interno lordo sperimentata negli ultimi anni, in particolare sperimentata nel corso della pandemia, cioè più un paese ha accusato gli effetti della crisi e maggiori sono le risorse che gli sono state attribuite da parte della Commissione europea, dell'Unione europea, a valere sul dispositivo. Come diceva il professore, poi le risorse del dispositivo sono in sostanza attribuita agli Stati membri in due grandi tranche, una del 2021 e l'altra nel 2023. Ci sono leggere differenze nei criteri per l'attribuzione di queste tranche. Quindi le risorse di cui noi oggi parliamo, a proposito di attribuzione agli Stati membri, potrebbero subire anche piccole, insomma, variazioni, ecco, delle variazioni. La terza questione, che è quella più importante probabilmente dal punto di vista attuativo, è questa. I fondi strutturali finora e anche in futuro in realtà saranno rendicontati e pagati, come si dice, in base ai costi reali. Cioè, in sostanza, un'amministrazione riceve i fondi per un determinato progetto, per una determinata linea di intervento, li spende e viene rimborsata dimostrando la congruità dei costi che sono stati sostenuti. Questo meccanismo del 21-27 sostanzialmente viene mantenuto anche se c'è una diffusione di costi semplificati, che però rispetto ai costi reali non fanno altro che fare riferimento a dei parametri più semplici, cioè in sostanza poniamo ad esempio se io faccio un'azione di formazione, allora i costi vengono calcolati in base alle persone che ho formato, piuttosto che mettersi analiticamente a definire la contabilità dei costi che ho sostenuto. E poi nel 2021-27 ci saranno anche degli interventi, delle misure che verranno finanziate sulla base dei risultati ottenuti. Però sostanzialmente il meccanismo rimane quello della rendicontazione basata sui costi. I piani per la ripresa e la resilienza hanno un meccanismo di pagamento completamente diverso, cioè sono interamente basati sul conseguimento di milestones e target, ovvero di traguardi e di risultati. In sostanza, se gli Stati membri non conseguiranno gli obiettivi che sono stati definiti, che sono stati negoziati e determinati con la Commissione europea, non riceveranno finanziamenti. Questo è un passaggio fondamentale, che è anche un passaggio di estrema rischiosità. E adesso su questo, tra breve, diciamo, ritorneremo. Poi su questo vedremo anche con un pochino più precisione come avverrà il circuito finanziario dei piani. Per quanto riguarda i fondi, quindi abbiamo detto, sono gemelli,
fondi per la coesione e dispositivo sono gemelli, ma sono anche gemelli molto diversi, in particolare in questo elemento della modalità di finanziamento. Per quanto riguarda i fondi, faccio un breve passaggio, diciamo, su come si configureranno i fondi per la coesione nel 21-27. No, ci saranno delle modifiche, ma non delle modifiche stravolgenti, quindi chi conosce già adesso, diciamo oggi, la materia dei fondi può stare tranquillo perché non bisognerà, diciamo, rimettersi a studiare ex novo, diciamo, regolamenti. Però le modifiche ci stanno, insomma, ecco, non è questo un invito, diciamo, a pensare che rimanga tutto com'era. Il nuovo quadro normativo dei fondi, abbiamo detto, è basato sul regolamento comune che è stato sostanzialmente approvato, ma che verrà pubblicato ancora fra qualche settimana, e sui regolamenti di difesa del fondo sociale. La differenza rispetto al passato, è che il nuovo quadro normativo dei fondi mette insieme i fondi a gestione concorrente, dell'Unione Europea. E quindi noi abbiamo delle disposizioni contenute all'interno di un unico regolamento per quanto riguarda in particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il FEAMP, il Fondo per la Pesca, il Fondo di Coesione che abbiamo detto non si attua in Italia, il Fondo Asilo e Migrazione, lo strumento per la gestione di frontiere e visti, il Fondo per la Sicurezza Interna e il fondo per una transizione giusta. Il fondo per una transizione giusta è una novità importante anche per la dimensione finanziaria ed è un fondo che supporta, che aiuta gli stati membri, le loro regioni e i loro territori ad affrontare i percorsi di riconversione nella direzione della decarbonizzazione. In particolare, il Fondo per una transizione giusta è importante perché interviene molto su base territoriale, ad esempio Taranto oppure il Sulcis saranno dei territori target, come si dice, rispetto al Fondo per una transizione giusta, cioè il Fondo interverrà in questi territori per sostenere lo sforzo di riconversione sia dal punto di vista strutturale, ambientale, ma anche dal punto di vista sociale e occupazionale. E quindi un quadro normativo, ripeto, un pochino più ampio rispetto al passato, in cui fra l'altro c'è una novità, cioè non c'è più il Fondo per lo Sviluppo regionale, il FEASR, il Fondo per lo Sviluppo Agricolo, per lo Sviluppo Rurale, che ha preso una sua strada, diciamo così. Quindi noi non abbiamo all'interno dello stesso regolamento regolamenti per i fondi strutturali e per il FEASR. Qualche novità importante riguarda la dimensione regionale delle politiche di coesione. Come moltissimi di voi sanno, le politiche di coesione distribuiscono le loro risorse in base ai gap di sviluppo, sostanzialmente, delle regioni. Quindi noi continuiamo ad avere tre categorie di regioni meno sviluppate, regioni in transizione, regioni più sviluppate. I fondi intervengono sull'intero territorio regionale, ma sono rapportati alla prosperità relativa, come abbiamo detto in precedenza. Quindi, le regioni meno sviluppate hanno delle risorse relativamente maggiori rispetto alle cosiddette regioni in transizione, cioè le regioni che hanno un prodotto interno lordo compreso fra il 75 e il 100% della media dell'Unione Europea e le regioni più sviluppate. Adesso, qual è la inquietante e triste novità del 21-27 che riguarda in particolare il nostro paese? È che noi adesso abbiamo visto che scendono fra le regioni meno sviluppate delle regioni che precedentemente erano in transizione, quindi Molise e Sardegna in particolare, che si aggiungono alla Basilicata, alla Campania, alla Puglia, alla Calabria e alla Sicilia. Quindi questo significa che abbiamo fatto dei passi indietro, nel senso che abbiamo altre due regioni che stanno fra quelle meno sviluppate, ovvero con un prodotto interno lordo per abitante inferiore al 75% della media comunitaria. Non solo, ma abbiamo anche che due regioni che precedentemente stavano fra le regioni maggiormente sviluppate, Umbria e Marche, scendono fra le regioni in transizione. Questa è una
chiaramente un elemento negativo, una debacle, diciamo, per il nostro paese e per, diciamo, facendo una valutazione sostanzialmente sull'efficacia, sul grande impatto, diciamo, dei fondi per la coesione. E in più implica anche un maggiore sforzo, diciamo, rispetto al futuro, anche dal punto di vista attuativo, nel senso che questo significa che ci saranno risorse rispetto al passato leggermente più ampie, complessivamente, voglio dire, per paese. E veniamo appunto alla questione dei fondi. Noi avremo, per quanto riguarda i fondi delle politiche di coesione, quindi sto parlando di una cosa diversa dal dispositivo, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono altri fondi. Noi abbiamo complessivamente 43 miliardi di euro nel periodo 21-27. Abbiamo in particolare dei fondi per il FESR e per il Fondo Sociale, vedete, su 42 milioni 26 e 6 di FESR e 14 e 5 di Fondo Sociale. Abbiamo una quota, le risorse per la coesione, come sapete, finanziano anche la cooperazione territoriale europea, in particolare i programmi di cooperazione transfrontaliera e programmi di cooperazione transnazionale. Abbiamo circa 1 miliardo che riguarderà questo fondo per la transizione giusta, di cui vi dicevo, che è questo fondo che sostiene regioni e territori impegnate nei percorsi di decarbonizzazione, e saranno distribuiti i fondi, come dicevamo, fra le regioni meno sviluppate, che avranno la gran parte, ovviamente, come vi dicevo prima, delle risorse, circa 30 miliardi. Le regioni in transizione 1,5 miliardi, le regioni più sviluppate 9 miliardi e mezzo. Naturalmente l'entità delle cifre dipende anche dalla popolazione, le regioni più sviluppate hanno una popolazione maggiore e quindi in termini assoluti hanno di più, in termini relativi, ovvero volendo fare il rapporto, diciamo, tra finanziamenti e popolazione e abitanti, hanno di meno. Questi 43 miliardi naturalmente sono una parte, perché come molti di voi sanno, i fondi strutturali funzionano in base a un principio di cofinanziamento e quindi al lato di FESR e di Fondo Sociale, di FSE Plus, noi abbiamo il cofinanziamento nazionale che sostanzialmente sarà intorno ai 38 miliardi di euro. La legge di bilancio ha stabilito il meccanismo del cofinanziamento, confermando il fondo di rotazione e demandando poi al CIPE la determinazione dei tassi di cofinanziamento. Prevedibilmente, in ogni caso, noi avremo delle somme equiparabili, quindi a fronte dei circa 40 miliardi di euro di fondi, noi avremo probabilmente 37 o 38 miliardi di cofinanziamento nazionale. Avendo parlato di legge di bilancio, approfitto anche per ricordarvi come la legge di bilancio, diciamo, approvata, diciamo, a fine 2020, abbia anche previsto 50 miliardi di fondo di sviluppo e coesione. Come sapete, il fondo di sviluppo e coesione è il fondo che finanzia le politiche regionali per la coesione e lo sviluppo nel nostro paese. Quindi vedete come il quadro, diciamo, in termini di disponibilità di risorse sia veramente molto ampio. Adesso, Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Ci sono alcuni aspetti fondamentali che dobbiamo tenere presente e che derivano dai regolamenti, dal regolamento in particolare del dispositivo. Punto primo, il piano deve comprende un pacchetto coerente di riforme e di investimenti. Quindi, accanto ai progetti e alle misure che gli Stati membri devono identificare all'interno dei piani, vanno individuate delle riforme. È come se l'Unione Europea avesse detto agli Stati membri: io
Io metto a disposizione della ripresa e della resilienza queste somme, ma voi, Stati membri, dovete contribuire a rendere efficaci e fattibili questi fondi attraverso una serie di riforme dei vostri sistemi istituzionali ed amministrativi. Ad esempio, nel nostro piano c'è una serie molto articolata di riforme, su cui io non ho tempo per entrare nel merito, però ad esempio che riguardano la riforma del processo civile e penale, le semplificazioni normative in alcuni grandi settori di servizi essenziali, come le risorse idriche, oppure la semplificazione e approvazione dei contratti di programma per quanto riguarda gli investimenti in materia ferroviaria, oppure ancora sui sistemi di reclutamento dei docenti, insomma, una vasta serie di riforme che il nostro Stato si sta impegnando a realizzare per rendere massima l'efficacia dell'attuazione del piano e degli investimenti che verranno finanziati. Su che cosa siano gli investimenti, fra poco torneremo. Seconda regola chiave, questo lo sappiamo, i piani saranno presentati, devono essere presentati entro pochi giorni, entro il 30 aprile 2021, e naturalmente devono essere approvati dall'Unione Europea, cioè l'Unione Europea, o meglio la Commissione Europea, verificherà se i piani sono coerenti con i regolamenti e se sono coerenti con le cosiddette raccomandazioni del semestre europeo. Terzo punto a cui abbiamo accennato, il finanziamento è subordinato al raggiungimento di milestones e target. Una piccola, diciamo, digressione, chiarificazione per magari chi non si occupa di project management: i milestones sono eventi, per esempio l'approvazione di una riforma è un milestone. Il target sono obiettivi anche intermedi che vanno raggiunti, ad esempio il completamento di un progetto infrastrutturale entro una certa data. Questo aspetto è fondamentale. Il regolamento 241, non vorrei sbagliare, il regolamento istitutivo del dispositivo stabilisce che se non sono raggiunti milestones e target non vi sarà alcun finanziamento. Come funziona il circuito finanziario? C'è un prefinanziamento che verrà dato immediatamente all'approvazione del piano da parte della Commissione, del 13%. Ci saranno degli accordi, il prefinanziamento riguarda in particolare la componente delle sovvenzioni. Professor Martina ha chiarito molto bene che il piano è formato sia da sovvenzioni sia da prestiti. I prestiti verranno stipulati nell'ambito di accordi di prestito fra gli Stati membri e la Commissione. Quindi c'è il prefinanziamento, ci sono gli accordi per contrarre i prestiti e poi gli Stati membri potranno fare delle richieste di pagamento su base semestrale che dovranno essere agganciate, queste richieste di pagamento, al dimostrato conseguimento di milestones e target. Punto 5, i progetti sono finanziabili a partire dal 1 febbraio 2020, quindi anche con una retroattività, purché ovviamente coerenti con il regolamento. Valgono i principi orizzontali, quindi ovviamente, ma di questo il professore ha parlato ampiamente, quindi i principi che riguardano la sostenibilità, la non discriminazione. Vale il principio di addizionalità, va vale il principio a riferimento alle strategie europee, ovviamente. L'addizionalità, che significa addizionalità? Significa che questi fondi, questo vale anche per i fondi strutturali, non devono sostituire le risorse nazionali per lo sviluppo e la coesione, ma devono aggiungersi rispetto ad esse. Quindi i fondi del PNRR non potranno sostituire risorse nazionali destinate a queste finalità di coesione. A che punto siamo con il piano? La storia del piano è articolata, diciamo così, nel senso che il 15 gennaio 2021 il precedente governo ha presentato alle Camere una proposta di piano. La proposta di piano è stata assegnata alle commissioni riunite delle Camere, bilancio e politiche dell'Unione Europea.
che hanno svolto un lavoro di approfondimento attraverso l'audizione di numerosi, come si dice, partner, enti istituzionali, associazioni di categoria, esperti. Tutto questo è ordinatamente raccolto sul sito del Senato ed è anche una lettura abbastanza interessante. Con il nuovo governo, il nuovo Presidente del Consiglio, ha comunicato di elaborare una proposta modificata e integrata di piano, da sottoporre al Parlamento. Però comunque l'esame parlamentare della prima proposta, quella del governo Conte, è proseguita nelle commissioni parlamentari, nel senso che in questo modo le commissioni hanno elaborato osservazioni e proposte che poi ovviamente vengono presentate, diciamo, al governo. Successivamente, in particolare dopo l'audizione dell'8 marzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il governo ha trasmesso al Parlamento le schede tecniche relative alle missioni e alle componenti del piano, sulla cui base io farò, diciamo, i 10 minuti successivi che mi rimangono. Le schede sono un documento molto importante. Io, i cultori del genere, diciamo, li invito a leggerle, perché sono una miniera di informazioni. Sono un documento provvisorio, nel senso che noi avremo tra pochi giorni sia il piano sia le schede tecniche di accompagnamento. La previsione che credo di poter fare è che non ci saranno, rispetto nemmeno alla bozza di piano del governo Conte, non ci saranno grandi stravolgimenti. Però basta aspettare pochi giorni e vedremo. In ogni caso, in particolare le schede tecniche che noi abbiamo disponibili in questo momento sono un riferimento abbastanza certo, diciamoci, cioè che abbastanza indicativo, ecco, la parola giusta, abbastanza indicativo. Che cosa vediamo in queste schede tecniche? Quali sono gli elementi di identità essenziale del piano nazionale? Tre assi strategici su digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, ovviamente in piena coerenza con il regolamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Abbiamo sei missioni, ovvero sei grandi ambiti di intervento che sono digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute. Abbiamo una articolazione delle missioni in componenti. Adesso vedremo anche quali sono. In particolare, le missioni sono articolate in 16 componenti che a loro volta si articolano in 48 linee di intervento che sono relative, come si dice, a progetti omogenei e coerenti. Queste linee di intervento sono in alcuni casi dei veri e propri progetti, ad esempio un'infrastruttura ferroviaria, un progetto che in particolare troveremo nella missione numero 3. In altri casi, e qui le persone di voi che hanno un po' di confidenza con i fondi strutturali mi capiranno, in altri casi sono misure, sono azioni. Quindi sono degli interventi che non hanno ancora una definizione precisa a livello progettuale, ma che lo saranno attraverso una procedura di selezione di progetti. Un altro elemento essenziale di identità, diciamo, del piano è quella della suddivisione fra progetti in essere e progetti nuovi. I progetti in essere sono quelli che sono stati avviati e su cui quindi il PNRR facilita, supporta un ricarico di risorse, e sono il 31% della dotazione finanziaria, e i nuovi progetti che sono circa il 69%. E poi abbiamo le riforme, di cui ho detto in precedenza, che sono definite per ciascuna missione e che rientrano genericamente negli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, del fisco, del mercato del lavoro e della concorrenza. Le misure specifiche che riguardano le misure sono dettagliate, e anche su questo, diciamo, le persone di voi maggiormente interessate farebbero bene, diciamo, a dare uno sguardo
alle schede tecniche, o meglio, aspettare ancora qualche giorno che il piano venga approvato. Soldi. Allora, qui comincio ad andare un pochino più rapidamente perché non vorrei togliere spazio, diciamo, un pochino di discussione, un po' di interventi. Noi abbiamo un totale disponibile per queste sei grandi missioni del piano, un totale di 224 miliardi di euro, che sono composte da una parte che riguarda il dispositivo, questi 210,91 miliardi, dove però sono incorporati dei fondi nazionali, fondi per lo sviluppo e la coesione, e abbiamo un ulteriore contributo di React-EU, di cui ha parlato precedentemente il professor Montini. E quindi noi non dimentichiamo che la quota specificamente relativa al dispositivo, e quindi al Next Generation, deriva in parte da sovvenzioni, 69 miliardi di euro, e in parte da prestiti, 128 miliardi di euro. Quali sono le missioni maggiormente dotate dal punto di vista finanziario? Vedete, la missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica con circa 70 miliardi di euro, la missione della digitalizzazione, dell'innovazione, della competitività e della cultura, 46 miliardi. Le infrastrutture per la mobilità 31 miliardi, istruzione e ricerca 28, inclusione e coesione 27, salute circa 20 miliardi di euro. A queste risorse potranno aggiungersi le cosiddette programmazioni di bilancio, i famosi 50 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione di cui vi dicevo in precedenza, e ci saranno anche delle intersezioni con i fondi strutturali. Però questo è un aspetto più di dettaglio, diciamo, più tecnico. Insomma, possiamo dire che per il piano sostanzialmente noi abbiamo 224 miliardi di euro che, come abbiamo detto in precedenza, si affiancano agli 80 miliardi di fondi strutturali e ai 50 miliardi di fondo per lo sviluppo e la coesione. Qui vado molto rapidamente, in questa tabella elenco missioni e componenti, più che altro per dare concretezza alla descrizione che abbiamo fatto. Ci sono le sei grandi missioni, ciascuna grande missione si articola, come vi dicevo, in componenti, submissioni, un'articolazione programmatica. E quindi vedete come, ad esempio, la missione 1 riguarda digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. Riguardi innovazione, digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, riguardi turismo e cultura e così via. Rinuncio, diciamo, ad una descrizione articolata, diciamo, delle singole componenti, mi interessa più che altro mostrarvi in che modo è strutturato il piano. Le componenti a loro volta sono articolate in investimenti. Ricordate, ad esempio, se io prendo la componente M1C3, M1 è missione 1, all'interno della missione 1 ho una componente 3, turismo e cultura. Guardo dentro la componente turismo e cultura e che ci trovo? Degli investimenti che in particolare riguardano il patrimonio culturale per la prossima generazione, che riguardano investimenti strategici per siti, edifici ed aree naturali, che riguardano la strategia digitale e le piattaforme per il patrimonio culturale, che riguardano l'eliminazione delle barriere fisiche e cognitive e così via. Quindi vedete, in questa componente io non ho una identificazione, già un'identificazione, e questo è assolutamente, come dire, normale, cioè è previsto, diciamo, anche dalle linee guida della Commissione. Non ho una identificazione specifica, precisa di progetti, per come li intendiamo noi, di operazioni nel linguaggio dei fondi, ma ho delle misure, delle azioni che andranno attuate con una loro procedura. Ci sono anche casi in cui all'interno di altre missioni io ho dei veri e propri progetti, per esempio sulle grandi infrastrutture, ma vorrei dire la maggioranza
degli investimenti, per come sono definiti nel piano, sono azioni. Ad esempio, prendo questo investimento 2.1, l'investimento 2.1 è quello che si riferisce all'attrattiva delle piccole città storiche, e dentro questo investimento io trovo un oggetto. L'investimento in particolare viene attuato attraverso il Piano Nazionale Borghi. Trovo una governance, il MIBACT è responsabile del coordinamento e della gestione dell'intervento. Trovo una procedura, la definizione e l'attuazione si basano in questo caso sul coordinamento fra MIBACT, Regioni, ANCI, strategie interne, ed è basato in particolare su un avviso pubblico e di tempi. Nel 2021 individuazione delle aree territoriali prioritarie, nel 2022 valutazione delle proposte, nel 2023 avvio dei lavori, primo semestre 2026 conclusione delle attività. Questo ci tengo a mostrarvelo anche per sottolineare la difficoltà procedurale dell'attuazione di questi investimenti. Noi non siamo in presenza di progetti già definiti, che non hanno bisogno di altro che di essere realizzati, ma siamo in presenza per lo più di azioni che vengono attuate attraverso una specifica procedura. Adesso, dunque, scusatemi, prima di passare a questo, quest'aspetto non è pienamente definito e vedremo adesso nella bozza, nel piano ormai definitivo che il Presidente del Consiglio presenterà alle Camere come questa cosa è stata risolta. C'è un problema serio di governance, che tra l'altro ha acceso anche una discussione abbastanza intensa fra l'amministrazione nazionale, fra il governo e le regioni. Noi abbiamo, una governance molto centralizzata. Abbiamo in particolare che la titolarità del piano è del MEF, che si sta dotando di una struttura organizzativa apposita. Abbiamo poi delle responsabilità attuative, programmatiche ed attuative, che sono proprie delle amministrazioni centrali. Ad esempio, vediamo come in questo esempio l'amministrazione responsabile sia il MIBACT. Altre amministrazioni centrali, per esempio il Ministero per la Transizione Ecologica, per esempio il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio. Altre amministrazioni svolgono questa funzione di responsabilità nei confronti rispetto a missioni e componenti del piano. Amministrazioni regionali ed enti locali non hanno responsabilità programmatiche, ma hanno responsabilità attuative. Molti progetti in particolare verranno definiti e attuati a livello territoriale. In questo momento la governance del piano è questa e molto presumibilmente lo rimarrà. Dunque, l'ultima slide sono definite, diciamo, ricordate che in partenza abbiamo detto ci occupiamo anche, ce la faremo. Diciamo, voglio sottolineare che non c'è nessuno spirito, come posso dire, critico. Nel sottoporvi queste due slide, ma solo un tentativo di mostrare quanto questa impresa sia difficile. Allora, in questo momento, se noi inserissimo nel piano un'opera nuova di media dimensione, 10 milioni di euro, allora se ci utilizziamo come parametro per capire quanto durerà la realizzazione di quest'opera, i tempi medi che attualmente sono necessari per la realizzazione di un'opera di questa tipologia, allora quest'opera noi l'avremmo già persa sostanzialmente, nel senso che il tempo necessario alla realizzazione di un'opera di questo tipo e di questa dimensione è di 6 anni e 3 mesi. E quindi in questo momento, se noi mettessimo oggi un'opera in cantiere, un'opera nuova in cantiere, quest'opera verrebbe completata secondo i tempi medi a giugno 2027. Tenete presente che agosto 2026 è la data limite per il completamento delle operazioni del PNRR, agosto 31 agosto 2026. E quindi questo porrebbe un serio problema rispetto al tema di cui vi dicevo in precedenza, cioè al finanziamento collegato ai risultati. Risultati o output.
Questi dati sono tratti da una banca dati dell'Agenzia per la Coesione che si chiama VISTO, molto interessante, in cui ci dà delle informazioni sui tempi medi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche, in particolare distinguendo i tempi per la progettazione, per l'aggiudicazione del bando e per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia sta lavorando molto su questo, fra l'altro un aspetto, diciamo, che, interessante, diciamo, che viene colto dalle statistiche dell'agenzia è che incidono molto i tempi di cosiddetti tempi di attraversamento, cioè i tempi che passano dalla fine di una fase procedurale e l'inizio di quella successiva, per esempio fra la fine della progettazione esecutiva e l'aggiudicazione dei lavori. Quindi attenzione, perché in questo momento noi non siamo in un sistema che garantisce la realizzazione degli interventi entro i tempi richiesti dal PNRR. Secondo punto. Anche questo vi prego di chiedermi, di credermi, diciamo, dato senza nessun intento critico. La Corte dei Conti europea, nella relazione 2019, ha fatto notare come lo stato di attuazione dei fondi in Italia ci mette, ecco, vedete, noi siamo qui al penultimo posto per livelli di assorbimento, fra gli stati europei. Allora, questa non è un'osservazione, come dire, che ha valore in sé, è un'osservazione che ha valore rispetto a quello che abbiamo da fare. Cioè, se rimaniamo con questo sistema di procedure, il piano sicuramente noi non riusciremo a realizzarlo. E quindi questo d'altra parte, come dire, il governo Draghi lo sa benissimo, insomma, e quindi è in atto, diciamo, un importante, diciamo, sforzo di adeguamento delle procedure e di individuazione di tutte le soluzioni tecniche che ci permettano di realizzare il piano entro i tempi stabiliti. Grazie, fine. Grazie mille, chiedo se c'è sempre qualche minuto di pausa tra un intervento e l'altro, ma il computer non è abbastanza veloce per interrompere prontamente. Allora, ringrazio anche il professor Tizio per questa interessantissima lezione, principalmente anche molto chiara come la precedente. Ora ecco, perfetto, volevo chiedere al professor Montini di visualizzarsi perché abbiamo alcune domande. Cominciamo da Mara che ci dice: il costo del ricorso al mercato per finanziare il piano in quanti anni peseranno sui bilanci europei? Chi vuole rispondere? Dunque, io posso rapidamente ribadire quello che ho detto prima, cioè le domande sono molte, quindi cerchiamo di dare risposte veloci. Allora, il periodo è previsto di 30 anni per i rimborsi, prima non ho precisato, partendo dal 2028, quindi queste sono le regole generali. Poi non so se vuole aggiungere qualcosa anche il dottor Colaizzo su questo, comunque diciamo questo è il meccanismo previsto dalla Commissione, quindi dal 2028 spalmato Beh, su noi, 30 anni, con diciamo, l'unica cosa risorse e poi che vorrei con. aggiungere, diciamo, è da una parte che questo peserà per molti anni sui bilanci europei, però teniamo anche presente che l'Unione Europea ha un rate, come si dice, un rating molto alto e quindi i finanziamenti vengono presi a condizioni molto buone e quindi con un costo, come dire, minimo possibile. Il che però non significa che questi soldi bisognerà restituirli. Devo dire, soprattutto gli economisti a volte non chiariscono bene che la cosiddetta helicopter money, cioè i soldi che vengono dal cielo, non esistono. E quindi qualsiasi intervento ha un costo che riguarda la provvista finanziaria, che può avere, diciamo, fonti e modalità diverse, ma che comunque implica un costo, diciamo, per l'economia e per gli stati membri che ne facciano uso. Perfetto, passiamo alla seconda domanda. I piani nazionali possono prevedere la collaborazione fra stati confinanti? Allora, Questa è qui una. prego, in professore, linea di prego, prego. massima sì. No, no, vabbè, magari è utile se diamo entrambi un input.
Sulla domanda, allora diciamo in linea di massima sì, cioè nel regolamento è previsto che si possano fare piani multinazionali o trasfrontalieri. Io poi non so questo nella pratica se sarà possibile tecnicamente, la vedo un po' difficile, insomma, non lo so, dottor Colaiuti, Sì, quindi. concordo, concordo. Il dominio della collaborazione fra stati sono i fondi strutturali, sono i fondi per la coesione, dove noi abbiamo addirittura un obiettivo dei fondi, nel senso che gli obiettivi dei fondi sono due: una è il cosiddetto, diciamo, investimenti e occupazione, e l'altro è la cooperazione territoriale europea, che riguarda cooperazione trasfrontaliera, cooperazione transnazionale. Quello è il dominio della cooperazione. Non credo che ci saranno, però magari saremo smentiti, insomma, però non credo che ci saranno grandi episodi di collaborazione diciamo, di piani, diciamo, congiunti, diciamo, fra stati membri per quanto riguarda il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ancora per il professor Montini, un articolo di Avvenire in cui si parla della proposta della cancellazione del debito dei Paesi membri verso la BCE, una misura da affiancare al Recovery Plan, anche per evitare l'assurdità di ricevere fondi di sostegno per restituirli in qualche modo alla BCE stessa. Stringendo all'osso l'articolo, la cancellazione avverrebbe a fronte dell'utilizzo dei fondi risparmiati nelle iniziative previste nel Recovery Plan. Allora. Scusate, devo fare io un intervento. Vi devo chiedere cortesemente di non postare più domande perché i tempi ormai sono quasi al termine e quindi accettiamo queste domande che per ora abbiamo ricevuto. Ma non lo so, no, Prego, chi vi c'è vuole, due una professor battuta Montini? perché ho visto l'articolo, mi sembra molto interessante l'idea, è una proposta di alcuni economisti francesi, ma chiaramente questo interessa un po' tutti i paesi come il nostro, è legata a questo fatto che la BCE, mi pare, negli ultimi anni ha acquistato tutti i titoli di Stato dei vari paesi, quindi detiene, a quanto sembra, circa il 25%, quindi sarebbe interessante una possibile cancellazione, tecnicamente possibile, politicamente mi pare tutto da vedere. Non so, il dottor Colaizzo, su questo. No, infatti io per la verità cercherei di tenere separata questa questione, che è una questione su cui si discute, insomma, è anche molto interessante da quella di Next Generation. Next Generation, tra l'altro, come abbiamo detto, è basato su un principio di addizionalità. Quindi l'idea di risparmiare fondi nazionali, perché gli investimenti tanto li faccio con le risorse di Next Generation, per metterli a cancellazione del debito, che pure non sarebbe tutto sommato un'idea dal punto di vista funzionale tanto sbagliata, ma è impossibile, cioè violerebbe il vincolo dell'addizionalità. Però non si può mai dire alla fine che cosa succederà veramente. Però comunque, insomma, è interessante, Abbiamo una quarta domanda. diciamo, però. Scusa. Sganciamola dalla discussione sul recovery fund. Abbiamo una quarta domanda e chiedo cortesemente se sia vero l'indirizzo richiesto in merito alle riforme occupazionali di promuovere assunzioni a tempo determinato nella PA. Beh, qui non c'è bisogno di fare riferimento nemmeno bisogno di fare riferimento al piano, nel senso che molti di voi forse sanno che nel piano Sud 2030, anche se non c'è più il ministro Provenzano, ma il piano non è stato smentito, stravolto dal ministro Carfagna, è prevista l'assunzione di 10.000 giovani laureati nella pubblica amministrazione. Questo ha già avuto una prima attuazione disposta in particolare dalla legge di bilancio, e quindi siamo sicuramente in quella direzione, nella direzione di un rinnovamento profondo della pubblica amministrazione attraverso un reclutamento mirato di professionalità, in particolare esperte, diciamo, nell'uso dei fondi. Quindi sì, è così. Domanda 5. La selezione delle operazioni finanziabili col PNRR, quindi saranno gestite tramite avvisi pubblici a titolarità dei ministeri competenti per materia? In parte sì. In parte sì.
Diciamo che noi avremo dei progetti già definiti. La Salerno-Reggio, ad esempio, è un progetto già definito e si continuerà ad attuarlo. Avremo dei progetti che saranno selezionati a titolarità diretta delle amministrazioni e avremo dei progetti che saranno attuati attraverso procedura di evidenza pubblica. Quindi sì. Perfetto, un'altra domanda. Come vedono i due relatori il ruolo delle regioni nella programmazione europea, sia per quanto riguarda i fondi SIE che il PNRR? Questa Professore, materia, professore, vuole non so, non voglio. Sì, cioè, sono ruoli completamente diversi, nel senso che le amministrazioni regionali sono i dominus dei fondi strutturali, nel senso che sono titolari dei programmi operativi e quindi programmano e attuano. E questo continueranno a farlo nel 21-27, speriamo con maggiore efficienza, però i problemi non derivano da loro, ma derivano da un sistema complessivamente molto in difficoltà. Nel piano non avranno competenze programmatiche, ma saranno dei fondamentali attuatori, cioè definiranno ed attueranno i progetti di investimento, i cosiddetti investimenti, per come sono definiti nel piano. C'è tuttora una discussione molto forte fra la conferenza delle regioni e il governo nazionale. Io non credo che le cose cambieranno rispetto a questo tema, che poi è la governance un po' prefigurata dal governo. Però negli ultimi giorni stiamo un po' a vedere, insomma, che cosa succede. Però sostanzialmente questa dovrebbe rimanere la struttura, cioè MEF, coordinatore, amministrazioni centrali responsabili di missioni, regioni e territori, attuatori, proponenti ed attuatori di progettualità. Perfetto, abbiamo ancora le ultime due domande, quindi abbiamo Marco Giacoponello che ci dice: nel caso i progetti non vengano chiusi, conclusi entro agosto 2026 e quindi potenzialmente non saldati dall'UE, chi paga? Lo Stato, la Regione, il Comune? Questa è una domanda molto perspicace. Io credo che se io fossi un comune non firmerei mai una convenzione in cui non so se ricevono il finanziamento, anche perché con questo vado in dissesto come comune. E quindi la risposta è che saranno compensati da fondi nazionali, dal Fondo Sviluppo e Coesione o da fondi disposti dal bilancio dello Stato. Però anche su questo staremo un po' a vedere. La mia facile previsione è questa, diciamo. Perfetto, nel frattempo le ultime domande sono diventate le ultime due, perché abbiamo ancora 10 minuti e quindi abbiamo accolto ancora qualche domanda. Abbiamo Alfio che ci dice: ci sono componenti o singoli investimenti delle missioni che non richiedono somme da parte degli enti che ne beneficeranno, quindi solo investimenti a fondo perduto o magari integrati dallo Stato? C'è un'integrazione di fondi, lo abbiamo visto anche un po' nella tabellina che vi ho mostrato sulle fonti di finanziamento, nel senso che ci sono le risorse del dispositivo, ma ci sono anche risorse di React-EU, ci sono addirittura fondi strutturali, c'è il Fondo Sviluppo e Coesione. Quindi ci sarà una pluralità di fondi che potranno finanziare l'uno o l'altro investimento, diciamo, del piano. C'è una convergenza, un'integrazione, come si dice, di fondi. Perfetto, ultima domanda, veramente ultima. Scusate per i tanti precari docenti della scuola italiana, ci sarà la possibilità di un'assunzione considerati i fondi stanziati per l'istruzione? Oddio, questa è una domanda molto, molto di dettaglio. Sì. Sinceramente credo anche che, diciamo, in questa sede non sia il caso, diciamo, di dare risposte. Ecco, forse l'unica indicazione che si può dare è anche un rimando, un link che si può dare utile, è quello alle riforme. Abbiamo detto che ogni missione è accompagnata dall'indicazione di numerose riforme, fra cui c'è anche la riforma, ci sono anche degli interventi di riforma che riguardano il reclutamento del personale
dei professori, insomma, dei docenti, diciamo, nelle scuole. Quindi, diciamo, quello potrebbe essere un riferimento per inquadrare questa domanda, che però, ripeto, è molto specifica. Io non mi sentirei di dare una risposta. Sì. Perfetto, Spero di sì, spero di io sì. Se intanto mi intuisco cosa c'è dietro la domanda, posso dire che spero di sì. Almeno speriamo di sì, certo. Io ringrazio entrambi i relatori. Gli interventi sono stati molto interessanti, tutti e due gli interventi anche molto chiari. Ma da quello che vedo dalla chat dei partecipanti, hanno tutti avuto lo stesso giudizio, però vedo che c'è ancora una domanda, se abbiamo ancora questi 2 minuti, da parte di Costanza che ci dice: scusi, forse è sfuggita la mia domanda che era molto sopra, posso riproporla? Perché questa incompetenza italiana nella spesa dei fondi? È possibile capire nel dettaglio i motivi? Io, diciamo, do un paio di indicazioni, due indicazioni che non esauriscono il tema. Un'indicazione è la complessità nel sistema dei lavori pubblici, a cui andrebbe messo mano con delle normative che salvaguardino, per carità, la trasparenza, ma che rendano più efficienti e veloci i processi di appalto e realizzazione delle opere pubbliche. La seconda è la capacità amministrativa in senso stretto, cioè le amministrazioni italiane, proprio per effetto della questione a cui accennava una delle persone, diciamo, che sono intervenute, l'amministrazione pubblica italiana è andata incontro ad un depauperamento progressivo dei propri ranghi, dovuti al mancato turnover e all'invecchiamento. Ci sono amministrazioni regionali, in particolare, dove le persone che fanno queste attività si contano sulle dita di una mano. E questo è un aspetto che va risolto e che è alla base della causa di questo ritardo, diciamo, nell'esecuzione dei fondi. Perfetto, io allora nuovamente vi ringrazio, ringrazio anche tutto lo staff che lavora al percorso MOOC, quindi Fabio, Raffaella, Giorgia e Marta. E ci vediamo il prossimo appuntamento che abbiamo detto è il giorno 22 aprile, dove ci sarà di nuovo con noi il professor Colaizzo e parleremo dell'attuale Fondo Sociale Europeo e come man mano arriveremo al Fondo Sociale Europeo Plus previsto per il nuovo periodo di programmazione. Quindi vi aspettiamo come sempre tra una settimana. Grazie mille a tutti e principalmente grazie ai relatori Grazie a voi, bravissimi. grazie a tutti. Buongiorno.